caduto l'uovo in terra. Buongiorno a tutti amici, illuminata a giorno e luce fu. Perché mi arriva il riflesso, c'è il sole, finalmente dopo tanti giorni di pioggia, e c'è il riflesso delle finestre dei miei vicini, quindi sono praticamente sparaflesciata. Comunque, come vi dicevo, finalmente c'è il sole e quindi non lamentiamoci. Oggi registrerò assieme a voi un video assaggi dedicato alla Pasqua. Sono felicissima perché devo mangiare e devo assaggiare e provare in diretta assieme a voi dei prodotti nuovi, particolari, che mi sono stati spediti dalla mia amica Angela e dalla mia amica Alessia. Un bacione grandissimo, tesorine, grazie, grazie, grazie infinite per questi bellissimi regali mangerecci. Quindi apriamo subito assieme questo bellissimo uovo di Pasqua della Ferrero Rocher. Pasqua d'oro è una novità, appunto, vedete? Ho una fame pazzesca e io amo i Ferrero Rocher, quindi immaginatevi un Ferrero Rocher grande in formato extra large. Me lo mangio tutto io, questo lo nascondo, non lo faccio vedere a nessuno. No, è uno spettacolo questo uovo. Bellissimo. Che poi prima mi è anche volato in terra e quindi avevo paura che si fosse rotto. No, ragazzi, non potete capire che profumo che mi sta arrivando sotto il naso. Guardate che sogno, è bellissimo. Adesso lo rompo in testa così e lo mangio a morsi. Questo, oddio, questo è anche un peccato. Oh, la sorpresa, sono 4 cioccolatini Ferrero Rocher. Non poteva esserci sorpresa più gradita per me. Sì, sì, sono felicissima. Beh. Meraviglioso, buonissimo. Adesso, visto che comunque è una colazione in diretta, quindi devo sorseggiare anche qualcosa per accompagnare i miei assaggi. Provo assieme a voi questo Santè Sant'Anna Lices. Spero di averlo pronunciato bene. Comunque, questi fruttini particolari, esotici, dice senza glutine. E non lo so, all'inizio mi sembravano dei lamponi, però vediamo un po' come sono. Sono curiosissima. Anche questo spedito dalla mia amica Angela. Scusate, non vi ho fatto vedere gli ingredienti. Per adesso il sapore mi piace. Darò un altro sorsino per essere più sicura. Ecco qua. È buono, è particolare, è fresco e poi ha un po' sapore di limone, sapete? A me piacciono questi frutti un po' che rimangono così agrognoli, ecco, tipo il lampone appunto. Sa moltissimo di lampone. Solo che a differenza del lampone è meno dolce, quindi il lampone rimane un po' più caramelloso, ecco, questo invece rimane più agrumato e non dispiace, è veramente buono, sapete? Sì, sì, accompagnerà questi miei assaggi, la mia colazione pasquale, ecco. Adesso, visto che siamo in tema, ma guardate che belli che sono, questi ovetti Oreo Dairy Milk. Beh, gli ingredienti non sono tanto buoni, però vabbè, pazienza, come si può resistere agli ovettini Oreo? Oh, guardate, anche questa è una super novità, io non ero proprio all'oscuro della loro esistenza, non sapevo neanche che ci fossero gli ovetti Oreo. Ecco il cioccolatino, l'ovettino si presenta così. Il profumo è buonissimo. Ne voglio mangiare un pezzetto per farvi vedere anche l'interno, Immaginavo che l'interno fosse così delizioso, ragazzi. Buono. Ok, vedete, qui c'è anche il sito dove si possono acquistare tutte queste prelibatezze particolari che mi spedisce sempre Angela. Allora, nella confezione ci sono 8 ovetti, quindi li ho contati, adesso ne sono rimasti 7. Avranno vita breve,
deliziosi, buonissimi. Che Pasqua è senza colomba, ovviamente. Crumble alla pesca, ma guardate, guardate che sogno! Deve essere una cosa divina. E quindi un dolce farcito con pesca ricoperto di cioccolato al latte e crumble di biscotto. È della marca Balocco. Gli ingredienti sono qua. Eccoli. Cioccolato e pesca sono le mie due cose top in assoluto. Io non potrei vivere senza il cioccolato e senza le pesche, ecco. Infatti quando è il periodo, ovviamente adesso no perché non è periodo, però quando è proprio il periodo delle pesche io mangio solo quelle d'estate, ecco, in quel senso. Allora, com'è carina! Io pensavo che fosse a forma di colomba, invece è a forma di torta quadrata. Ok, e si vede che ci sono tutte le bricioline sopra. Apriamo. È spettacolare! Allora, il profumo è proprio quello di una colomba, sì, però la forma è completamente diversa e poi credo che anche... Ok, credo che anche la consistenza sia identica. Devo stare attenta che non mi voli dalle mani. Volevo farvi vedere il taglio, quanto era soffice dentro e croccantina sopra. Comunque fidatevi di me perché ne ho staccato un pezzo veramente bruttissimo da mostrarvi. Non riesco a fare le cose così in bilico. Comunque va bene, dai, è giusto per farvi vedere. Ecco, fettina impresentabile. Comunque, per farvi vedere, il crumble di sopra è quanto è farcita, cioè io la sto guardando da così, è bellissima, guardate quanta marmellata di pesche dentro, a meno che non siano pezzetti di pesca sciroppata. Io gli ingredienti non li ho nemmeno letti, comunque ora proviamo. Buonissima, si sente tanto il gusto della pesca, quindi sembra, sì, marmellata di pesca, però ho sentito anche dei pezzettini, quindi sicuramente ci sono anche pezzetti di pesche sciroppate. È fantastico. Ora assaggio anche la copertura crumble. Una delle migliori colombe che abbia mai mangiato, buonissima, delicata, soffice. La mangio tutta. Buona veramente. Lo sapete che cosa farei io? Poi però a casa mi bastonerebbero. Praticamente prenderei il coltello e le farei tutto lo scalpo. Mi mangerei tutta la parte di sopra. Lo faccio anche con le colombe classiche, con i panettoni. Insomma, è un mio vizio. Però lo faccio anche con i cornetti Algida. Mi piace mangiare tutta la parte di sopra. Però vi devo dire che l'interno è molto più goloso, lo sapete? C'è tutta la marmellatina di pesche e ti fa andare in visibilio. Ora arrivano i prodottini mangereci che mi ha spedito la mia amica Alessia. Allora, iniziamo subito da questo. Hostess Sweet Shop Brownies con gli M&M's dentro. Deve essere fantastico. Deve essere troppo buono. Prendiamo gli ingredienti. Beh, poi magari fate la traduzione voi. Due pezzetti di brownie, uno è qui e l'altro ce l'ho in mano. No, guardate che caruccio. È morbidissimo. Sto sbriciolando tantissimo in terra. Buono. Adesso prendo anche un pezzetto di dove ci sono gli Smarties. Allora, questa tortina brownie è molto buona. All'inizio, quando tu la mordi, fai wow! Quando tu stacchi il primo pezzetto e prendi anche l'M&M's, dici, ah, che buon sapore di tortina al cacao, è fortissimo il gusto del brownie. Solo che poi inizi a captare con le papille gustative altro retrogusto, un po', sapete, di... come posso dire? Proprio di prodotto industriale, ecco, prodotto un po' finto.
Quindi peccato, perché poteva essere molto più genuino, molto più buono. Non prendo un voto alto per questo, però buono, 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 veramente. Devi mangiarne un pezzetto per volta. Kellogg's Pop Tarts. Tarts. Strawberry. Dovrebbe essere un dolcino con la marmellatina di fragole dentro. Credo, Penso. Anche questo come ingredienti non siamo al top totalmente, però vabbè, per una volta si può fare, dai. Oddio, spero che non mi cada. È enorme! Non mi aspettavo una cosa del genere, pensavo fossero più piccolini. No. Comunque, vediamo. Wow! Quanta marmellata di fragole! Oddio, sono emozionata. Allora, è stranissimo, ragazzi, perché non ha zucchero. Mi sto riempendo di briciole. Mi dispiace, questo non mi piace tanto. Non ha zucchero, non si sente per niente la fragola dentro. No. Non riesco neanche a dargli un altro morso perché lo sento in sapore, ecco. Anche dal profumo, si sente proprio profumo di crackers senza sale e di il profumo della marmellata di fragole non si sente, quindi peccato. E ora mangiamo anche questi, i Ritz Bits Peanut Butter al burro di arachidi. Guardate che cosa devono essere. Si sente fortissimo il profumo delle noccioline. No. Oh, che pucciosi che sono. Guardate. Sono pucciosissimi. Carinissimi. No, vi giuro. Spettacolari. Sono fantastici. Ma avete visto nel video quanta crema c'è dentro? Deliziosi. Ok ragazzi, il video è terminato, spero tanto di avervi tenuto compagnia in questa giornata pasquale. Vi auguro tantissimo di passare una serena Pasqua con tutti i vostri cari e di mangiare tantissimo cioccolato soprattutto. Spero tanto che il video vi sia piaciuto e di avervi incuriosito con qualcuno di questi prodotti. Vi auguro una buonissima giornata anche per domani, quindi per Pasquetta, e vi abbraccio fortissimo. Vi rimando ai prossimi video. Ciao!